Guardi, faranno quello che vogliono, io ritengo di aver fatto qualcosa che certamente non mi mette a mio agio, però ci sono delle situazioni in cui bisogna anche rimanere soli. Quindi è pronto anche all'espulsione? Se lo sarebbe mai aspettato quando è entrato a far parte del movimento? Certo. Sapeva che poteva accadere? Certo. È commosso. Adesso vedremo. Non ci sono problemi, bisogna andare avanti e bisogna avere sempre il massimo rispetto alle posizioni di tutti quanti, che sia chiaro. Bisogna sempre avere il desiderio di fare la cosa più giusta che possa far pietare cuore e cervello per il paese, per i valori in cui si crede e nel rispetto di tutti quelli che hanno votato in maniera difforme dal sottoscritto, perché le basi della democrazia sono date dal rispetto reciproco. È arrivato già qualche messaggio, qualcuno ha detto qualcosa? Tutto bene, fatto male? Beh, che volete, prima ero al telefono con mia moglie, sono momenti in cui bisogna anche condividere certe tensioni, ma è giusto che sia così. Poi magari ci saranno tanti che mi ringraziano, tanti altri che mi maledicono, però ci sta anche questo, non è un problema. L'importante, torno a ripetere, far bene. Il mio augurio è che il governo faccia nel miglior modo possibile e che si possa dimostrare che il voto odierno del sottoscritto sia errato, però razionalmente, non solo razionalmente, non la penso così e quindi oggi mi sono espresso in questo modo, anche perché, come ho già detto in altre occasioni, io ho eccepito immediatamente sulla corrispondenza del quesito alla realtà che poi ci si è prefigurata quando il Presidente del Consiglio ha dato l'elenco dei ministri e dei ministeri. Poi adesso chi vivrà vedrà. Ma il movimento, scusa, per andare avanti deve continuare a fare questi compromessi? Il movimento, come io ho detto, deve essere sempre movimento. Se inizia oggi mi pare che siamo stati in 15 a votare no. Ognuno con motivazioni probabilmente tutto personali, 15 su 92, però se va bene così al movimento significa che il movimento... Quindi è il movimento che si deve fare delle domande, non chi ha detto di no. Non mi permetto di giudicare questo, penso che nel massimo rispetto tutti quanti dovremmo prendere coscienza del fatto che si cambia e poi si dovrà capire che cosa si voglia fare, perché io credo negli ideali di solidarietà, giustizia e cooperazione da cui è nato il movimento. Se poi il movimento decide di sposare altri principi, altri valori, non deve fare altro che dirmelo, se ne prende atto e ognuno fa la sua storia.